Angelo, buonasera a tutti. Sono Gaetana Di Lorenzo e abito a Tivoli, ma sono calabrese. No, scusate, ho appena visto il video dell'amico Agostino da Marsala e veramente non ho potuto fare a meno di intervenire perché veramente ho avuto un travaso di bile perché anch'io sono nella sua stessa condizione di denunciare cose che nessuno vuole sentire, nessuno vuole recepire. Io attualmente sono sotto processo per diffamazione aggravata per aver denunciato questa 'ndrangheta infiltrata nel tribunale del mio paese e addirittura agenti di polizia penitenziaria in divisa riconducibili agevolmente alle famiglie che hanno insanguinato il territorio del Tirreno Cosentino in quella di Calabria. E ora io vi chiamo non tanto per raccontarvi nel merito la mia vicenda, perché attualmente il mio processo si trova all'attenzione della Suprema Corte che si dovrà pronunciare in merito, pertanto non posso dirvi al momento più di tanto, ma sicuramente l'intenzione è quella di tenervi informati di tutto e su tutto, proprio perché i cittadini onesti devono sapere cosa succede alle loro spalle, per opera di chi sentenzia nel nome di cittadini onesti, emette delle sentenze, ma che onesto purtroppo non è. Quindi, dicevo, io chiamo non tanto per raccontarvi in questa fase la mia vicenda, tanto per quanto per riflettere insieme a voi su alcune dinamiche, perché io mi chiedo, indignata, dopo aver fatto il giro che un po' tutti noi vittime di mala giustizia abbiamo fatto, il giro delle sette chiese, ossia dopo essere passata dalle istituzioni, quelle più vicine, dalle caserme, dei carabinieri, delle polizie, dalle procure. Io personalmente mi sono rivolta al presidente del tribunale del mio paese, mi sono rivolta alla procura della Repubblica competente, mi sono rivolta alla Procura Nazionale Antimafia per segnalare queste cose, interessando personalmente e nominativamente il dottor Franco Roberti. Essere passata attraverso la Corte d'Appello di Catanzaro, che nel mio caso è appunto quella competente, essersi rivolta al Tribunale di controllo, che nel mio caso è quello di Salerno, e aver chiesto udienza al prefetto di Cosenza, e poi essere passata nei vari, come dire, nelle varie formelle della Via Crucis dei politici, a cominciare da quelli che sbandierano il cambiamento. Tanto per non fare nomi e cognomi, parliamo del senatore Maurizio Santangelo, parliamo del senatore Mario Michele Giarrusso, che all'epoca era vicepresidente della Commissione parlamentare
antimafia, al quale avevo chiesto di promuovere una azione di controllo rispetto a queste situazioni. Nessuno mi ha mai risposto. Al giovane 5 Stelle Luigi Iovino, che si occupa di forze dell'ordine, e Matteo Salvini, che è l'attuale ministro degli interni, parliamo di Nicola Morra, che è attualmente il presidente della commissione parlamentare antimafia. Anche lì mi sono rivolta fiduciosa a questi signori, ma la risposta di Morra in particolare è stata quella che avrei dovuto rivolgermi a qualche giornalista, quindi lavandosi alla Pilato le mani da questa storia. Allora io mi domando, era il 31 maggio del 2017 quando Di Maio aveva così messo mano, sembrava aver messo mano all'argomento giustizia, convocando alla Camera proprio un po' di gente per parlare di questa cosa. Diciamo che qualcuno si era finalmente accorto che il Titanic giustizia in Italia andava in qualche maniera affrontato. Quello che è sorprendente però è che il governo del cambiamento convoca però sempre gli stessi a parlare, e nomi altisonanti, parliamo di Travaglio che pontificava su come questi magistrati erano alla mercé di Berlusconi e di chi come lui voleva screditare la categoria, dando per scontato che questa è gente appunto incorruttibile e incorrotta. Davigo, il presidente del CSM, che parlava di mani legate da parte della giustizia alla magistratura. Cioè nessuno però si è ricordato che esiste un articolo della Costituzione, esattamente il 102, che dice per l'appunto la importanza e la essenzialità, e nel caso della giustizia è proprio un'emergenza, un'impellenza, che i cittadini partecipino attivamente alla vita politica. Quindi mettere mano ad una riforma così importante senza ascoltare i cittadini che fanno i conti con quel disservizio, con quel settore così corrotto e malversato, non avrebbe certo portato da nessuna parte. Sarebbe stato interessante invece, caro governo del cambiamento, sentire i cittadini che denunciando si vedono neutralizzare le proprie denunce, le proprie querele poste a modello 44, cioè come se fossero contro ignoti, mentre ci stanno nomi, cognomi, circostanze degli indiziati, oppure a modello 45, come se fossero fatti che non costituiscono reato, e magari appunto si parla di 'ndrangheta infiltrata nei palazzi
di giustizia. Sì, perché nei palazzi di giustizia si muovono fior di soldi e fior di potere e, come dice il procuratore Gratteri, per trovare le mafie bisogna seguire il flusso dei soldi. Quindi quanto di più vero noi stiamo dicendo e questa gente non vuole sentirla. Pur di non recepire queste verità, vengono trattati i cittadini con i TSO. Vengono trattati i cittadini messi sotto processo, i cittadini vengono diffamati, vengono annientati soltanto perché sono scomodi. Allora, Oh, merda.